da Trani, da questa città che profuma di mare, dinanzi a questa perla romanica incastonata nell'Adriatico, principia il racconto della Fabers nel sud Italia. Benvenuti alla Fabers lo Sud. Con Ti Invito a Sud, il nostro pacchetto, faremo un viaggio alla scoperta della città di Matera. La cosa curiosa dei nostri pacchetti è la scelta dell'archeologo che vi guiderà durante la visita. Abbiamo Michele. Evidenti le tracce del fossato che cingeva l'insediamento di Murgia Timone, che serviva per captare le acque meteoriche. Fossato del Neolitico, del sesto millennio, che poi vediamo interrotto da una struttura a tubo. Abbiamo Chiara. Questo museo è un museo che nasce nel 1911. La sala dove siamo adesso è la sala che viene definita la sala della zona del Bradano, perché raccoglie tutto il materiale che proviene dal territorio intorno a Matera. Tutte queste vetrine, anche queste, raccontano il V e il IV secolo a.C., quando in Magna Greca. E abbiamo Giambattista. 1961, per celebrare il centenario dell'Unità d'Italia, vengono fatte una serie di padiglioni delle regioni che rappresentassero l'Italia e per rappresentare la Basilicata viene chiesto a Carlo Levi di fare una tela e mette su questo racconto, che è un racconto corale della vita di Rocco Scotellaro. Rocco Scotellaro era questo politico del Partito Socialista che era stato un po' la speranza della Basilicata. Tre archeologi che lavorano sul campo, sia in Puglia che in Basilicata.